Soffri di vuoti di memoria dopo aver bevuto? Bevi di nascosto? Ogni tanto. Pensi frequentemente all'alcol? Non sempre. A causa del bere provi dei rimorsi? Più che altro cerco delle scuse per bere. Tu trovi dei pretesti per bere. C'è sempre un buon motivo per bere. Hai cambiato più volte il posto di lavoro? Sì, ma diciamo incompatibilità di carattere con i colleghi. Bevi al mattino? È successo. Mi piace il caffè corretto. Tu hai notato dei tremori al mattino? Sì, ma è stress. Solo tanto stress. Mi chiamo Sergio, ho 38 anni e sono un alcolista. Il mio nome è Sofia e sono un alcolista. Ripercorrendo il mio passato con sincera analisi, ancora oggi io non so se sia diventato alcolista a causa delle smodate quantità di alcol che letteralmente ingurgitavo, o se io assumessi quelle stesse quantità perché l'alcolismo apparteneva alle origini della mia dote genetica. Avevo ammesso e tuttora fatico ad ammettere che la mia vita di fronte all'alcol era incontrollabile. La mia è una lunga storia, una vita intensa e appassionata, ma io di quella vita ne ho vissuto ben poco. L'alcol entra nella tua vita come quando un incendio divampa dentro casa tua e il fumo passa tra le fessure delle finestre, delle porte, nel camino, fino ad inzupparla completamente, fino a soffocarla. Ora sprofondiamo nel buio più profondo. È buio il sole. È buio il mio specchio. E sono bui i miei occhi. Mi sveglio al mattino ma senza aver veramente dormito. Confusa, già sfinita. Cerco di ricordare cosa devo fare. Cosa ho fatto o detto la sera prima. Metto la mia solita maschera, che non copre i miei tormentati pensieri, e vado al lavoro. Qualunque cosa faccia, qualcosa percuote la mia mente come un'onda, impetuosa e continua. Ora non posso. Devo arginare questo tormento, devo aspettare. Sono troppo in vista. Ricordo mia nonna paterna. All'epoca, preoccupata per la mia esile corporatura, dopo pranzo mi somministrava sempre un bicchierino di ferrocchina Bisleri. All'epoca avevo 5 anni. Mio padre invece, dal canto suo, per rinforzarmi, al mattino, prima che mi allontanassi per andare a scuola, era il periodo delle medie, metteva dentro il frullatore Girmi mezzo bicchiere di latte, una banana e non faceva mai mancare un bicchierino di Marsala. Le lezioni erano una festa. Poi arrivarono gli anni del liceo, delle prime feste fatte in casa con la mamma in cucina, come per tradizione, e ricordo che tra le tartine e i salatini, tra la Coca-Cola e l'aranciata, riuscivo sempre a intrufolare una bottiglia di Ballantine, che all'epoca era una sciccheria. Finalmente si va a casa. Ore 18. Il pensiero va alle scorte di liquido. L'irrefrenabile desiderio incrementa la mia salivazione. Quindi passo prima dalla cantina. Un sorso, 2 sorsi, 3 sorsi. Faccio presto. Sento il primo colpo allo stomaco. Salgo in casa. C'è una bottiglia aperta in frigo. Un sorso, 2 sorsi, 3 sorsi. Questo era il bianco, ma sotto il lavello c'è il rosso. Un sorso, 2 sorsi, 3 sorsi. Poi scendo nel box a prendere un attrezzo. C'è una piccola scorta nascosta. Un sorso, 2 sorsi, 3 sorsi. Ritengo poco utile soffermarmi sui particolari di come l'alcol meticolosamente sia entrato nella mia vita, nelle mie azioni, nei miei pensieri. Perché di una cosa sono certo, io so bene di non essere stato eccezionale né come uomo né come alcolista. Ma un alcolista sì, quello so bene di esserlo. E ora di cena, ecco il vino ufficiale. Poi scuse, sotterfugi, visita in cucina di nascosto. Ed ecco una persona annientata. Una falsa lucidità abilmente elaborata in anni di esperienza mi permette di stare in piedi fino alle 9:30, 10. In realtà non sarei in grado di fare il giro dell'isolato. Ma la mia capacità di fingere è formidabile. Dopo una notte di incubi e insani pensieri si ricomincia. La mia capacità di ingannare è sconvolgente.
ma è seconda solo alla pazienza dei miei familiari, spettatori di falsi impegni e pretesti ben costruiti. Ripenso alla mia ultima colossale bevuta. Era il 6-11-2001. Tornai a casa alle 3 di mattina, accompagnato da una macchina della polizia o da una vettura medica. Ero stato in ospedale. Avevano fatto un prelievo ematico e la soglia dell'alcol nel mio sangue era pari al cometilico. A casa tornai con due cose in meno, la vettura e la patente. La dignità e l'autostima li avevo persi anni prima. Fu quella sera, e appena rimasi solo, pensai. Questa non vita ha origini lontane. Ha avuto una piccola interruzione alcuni anni fa, quando provai l'esperienza della sobrietà. Fu una bella esperienza. Stavo bene, troppo bene. Ma semplificai troppo la questione. Pensa di aver vinto. Ero io ad aver vinto, da sola. Pensavo che chiudendo il rubinetto si guarisse per sempre. Ma il mio nemico si vendicò. Aprì una breccia e trovandomi sola e indifesa si riprese il mio corpo e la mia mente. La mia volontà era diventata solo la sua. Da lì sono diventata una nave che affonda. Più andavo giù e più in giù acceleravo. Non c'era fine. Pensai morire di cirrosi epatica, che tutto sommato è dolorosissimo e poco dignitoso, o finire gli ultimi giorni in un ospedale psichiatrico. E falla finita adesso. Abbi il coraggio, tanto domani non smetterai. Così, appena rimasi solo, salì sul davanzale di casa mia, al quinto piano, convinto di lasciarmi cadere giù. E mentre guardavo che il giardino sottostante era quello di mia madre, fui spinto da una folata d'aria, stranamente calda per la stagione. Mi rialzai e pensai. Fu strano di come non fossi caduto all'esterno, dato il mio stato, dato la mia volontà di farla finita. Forse la vita mi era stata risparmiata perché ne facessi buon uso. Mi addormentai e l'indomani mattina, appena mi alzai, cercai subito Alcolisti Anonimi. Presi il telefono, feci un bel respiro e chiamai. Mi risposero subito. Io iniziai a parlare e loro mi ascoltavano. Parlavo e loro mi ascoltavano. Così mi invitarono a una riunione il giorno dopo. Andai. Ecco, io da quel giorno iniziai a scrivere un nuovo diario della mia vita, giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, in bella calligrafia, senza macchia, e adesso, dopo quasi 10 anni, io continuo a vivere la mia vita con la freschezza della sobrietà, senza bugie, senza sotterfugi. Ecco, tutto questo un giorno era improbabile. La vergogna mi trafigge come una lama. Ogni mattina giuro e mi riprometto di evitare almeno per un giorno di bere. Ma poi è la mia mano che comanda. Non sono più io. Penso a quale possa essere il modo migliore per non dare un dispiacere così grande ai miei familiari. Forse cercare una morte casuale e portarmi il mio segreto nella tomba. Ma quanto dolore darei? Curarmi? Dovrei dichiarare la mia malattia, lo saprebbero in molti. Dovrei comunque uccidermi per la vergogna. La verità è che non riesco più a pensare ad altro. Forse ho toccato quello che chiamano il fondo. Ecco, secondo voi, e mi rivolgo veramente a voi, la storia di Sofia, che finale ha? Un finale? Un finale brutto? Troppo tempo mi sono illusa di poter riavere la mia vita. Mi sono chiusa dentro e ho smarrito la chiave. Troppe bugie l'hanno sporcata questa mia vita. E troppa sofferenza me ne ha reso prigioniera. Non riesco più a respirare. Non sento più i miei pensieri. Il panico. Quello lo sento.
Stavi invadendo ogni centimetro del mio corpo. Penso a mia madre e a mio padre. Con quanta cura mi hanno cresciuta e amata, e adesso? Se sapessero quante volte ho mentito e come continuo a farmi del male, non lo potrei sopportare. Non lo posso sopportare. Mi spezzo ad ogni passo, perdo parti di me ad ogni respiro. È rimasto ben poco di Sofia. Di questa vita mi mancheranno i fiori. Mi mancherà l'odore della primavera. Ma credo che per me sia arrivato il momento di farla finita, così senza troppe storie. Rumore ne ho fatto abbastanza. Caos. Adesso ho bisogno soltanto di un po' di silenzio. Adesso io direi di vedere il rovescio della medaglia. Non per forza una storia deve finire male. Decido di inchinarmi umilmente e di chiedere aiuto. Così mi imbatto in un sito di alcolisti anonimi. Scrivo un messaggio disperato e poco dopo vedo un barlume di luce accompagnato da una mano protesa. 93 giorni fa decido di provare. E incredibilmente mi rendo conto di non essere più da sola. Ho confessato la mia condizione a qualcuno e non sento di dover morire per la vergogna. Mi fido, penso ai miei cari. Cresce in me un certo desiderio di vivere. Un giorno è fatto di 24 ore, ma questo mio primo giorno è fatto di 60 secondi, per 60 minuti, per 24 ore. E li ho contati tutti. Altri mattoncini si aggiungono a quello del primo giorno, molti di questi durissimi. Ogni no detto al bicchiere, ad ogni cena o ricorrenza è una soddisfazione enorme. Ogni giorno un mattoncino in più. Questa nuova vita mi sta cambiando dentro e fuori e tutti lo notano. Ragiono bene, l'umore è alto. Sfido il mio amico servendo da bere agli amici. Trascorsi 3 mesi. Costruisco con i miei mattoncini quello che vorrei diventasse un castello. Ho capito che vivevo nel buio e non sapevo cosa avrei trovato se solo avessi acceso la luce. Vivevo nel buio e ho acceso la luce.